Sono Amir Kermani, anestesista rianimatore, ci troviamo in clinica Guarnieri. Adesso procediamo alla monitorizzazione della nostra paziente che deve essere sottoposta ad intervento di tiroidectomia. Tutto bene, Vera? Braccia Sì, a me. adesso c'è un po' freddina sul polpaccio, Solle. ok? Per questo intervento il monitoraggio è semplice, tradizionale, quindi il tracciato elettrocardiografico in continuo, la pressione arteriosa non invasiva e l'ossigenazione del sangue, di ossigeno. La premedicazione, questa che sto usando io è una benzodiazepina, facciamo una piccola preossigenazione, respira qui dentro a bocca aperta, stai tranquilla Vera, che va tutto bene, capito? Mi dai una maschera 4? Maschera facciale 4, grazie. Bei respiri qui dentro. Ma si vede proprio anche che c'è un periodo sporgente. Ok, iniziamo con i nostri farmaci. L'oppioide che è un analgesico. L'ipnoinduttore. Metti il braccio da pressione. La nostra paziente si sta addormentando piano piano. Ora sta in apnea e noi l'assistiamo con la ventilazione manuale. Ossigeno al 100%. Curarizziamo. In questo caso, in particolare, il curare serve solo per aprire le corde vocali, ma non per intervento in sé. Aspettiamo 90 secondi dalla somministrazione del curaro prima di procedere alla intubazione. Questo è il laringoscopio tradizionale. Si inserisce la lama e andiamo a vedere l'epiglottide. È l'aditus laringeo che si vede benissimo, togli. Ok, verifichiamo la simmetria della. Eccolo qua, si sollevano entrambi in modo simmetrico i polmoni. A questo punto colleghiamo la paziente al respiratore automatico. In questo caso usiamo un mantenimento con gli alogenati, quindi aria, ossigeno e il Sevorane, che è questo.